posso dire che forse questa è quella che riassume meglio. Bene ragazzi e benvenuti qui sul mio canale, bentornati anzi sul mio canale. Come avete letto dal titolo, ci siamo qui in un video molto molto speciale che ci tenevo insomma a fare. Ci tenevo a farlo perché comunque volevo condividere con voi un po' di cose. Ultimamente vi sto portando molti vlog e questo può sembrare cioè può essere un po' un vlog. Cazzo la luce però. Come avete detto dal titolo, oggi andremo a parlare della Summer 2015, che per me, sempre come avete detto dal titolo, è stata spettacolare, ragazzi. È stata veramente una grande, grande estate. Adesso vi andrò a raccontare un po' di punti della mia estate e ve la riassumerò un po'. Quindi, prima di cominciare, vi invito subito a lasciare nei commenti un commento appunto con l'hashtag Summer 2015. Anzi, dovrei farlo di qua. Summer 2015 e raccontarmi un po' la vostra estate, cosa avete fatto di bello, anche una sola cosa. Che vi è rimasta impressa di quest'estate, così ci sentiamo più importanti, no? La mia estate è partita subito a mille perché la scuola è finita praticamente il 9, se non sbaglio, il 9 giugno. Io dall'11 al 14 giugno sono stato in Sardegna, ad Arbatax, Park Resort che si trova in provincia di Tortoli. Vi avevo già avvisato, l'avevo scritto su Facebook, poi ci sono tornato successivamente, ma questo lo vedremo poi. E quindi molti di voi lo sanno anche. Insomma, lì ho conosciuto Andrea Baglio. Per chi non conoscesse Andrea Baglio, vi sto parlando di uno youtuber che tratta soprattutto ultimamente sul suo canale di recitazione, ma comunque lui è un attore, è anche molto molto bravo, fa anche cortometraggi, video più simpatici, ha fatto anche varie collaborazioni, mi vengono in mente gli Akamet e Michael Righini. Quindi comunque non vi sto parlando di chissà chi, insomma lui ha comunque un canale da 60.000 iscritti che non è poco. La cosa bella però è stata che io sapevo che l'avrei conosciuto, quindi mi sono anche preparato psicologicamente, ragazzi non è facile, eh. Perché, diciamo, la scena è stata un po' comica. Io una sera, più o meno il 7 giugno, insomma, poco prima della fine della scuola, ero a cena. Mia madre dal nulla se ne esce dicendomi: "Ehi, ma tu conosci un certo Andrea Baglio?" Al che, cioè, mi si sono spalancati gli occhi perché quando uno gli dice tu conosci una certa persona, vai subito a pensare che possa essere successo qualcosa, che magari ti riguardi anche. Insomma, lei mi, disse che Andrea sarebbe stato ad Arbatax, praticamente nello stesso mio periodo, ed era lì insomma per una cosa riguardante YouTube. Quindi lì ho avuto la possibilità di conoscerlo. E ragazzi, io vi posso assicurare che oltre ad essere un secondo me bravissimo YouTuber, è anche una grande persona, anche una bravissima persona, molto simpatico. Ma non è finita qui, ragazzi, perché io una volta arrivato sul posto e dopo aver conosciuto Andrea, eravamo a cena. Sempre a cena quando succedono le cose. E cosa è successo? Che vabbè, eravamo seduti vicini, stavamo parlando il più del meno di YouTube. Gli avevo raccontato anche la mia storia dell'incidente, insomma, che ho raccontato anche a voi e in passato in un episodio del Fuck You Time, comunque una cosa che mi è accaduta all'età di 12 anni. Raccontandogli questa cosa e poi della mia successiva passione per la telecronaca, lui dal nulla se ne esce dicendomi: "Senti, ma se ti dessi la possibilità di raccontare la tua storia in un mio video?" Io, raga, stavo a cascata la sedia, ve lo assicuro. Cioè, in quel momento io stavo svenendo. Perché comunque provate a immaginare una persona che magari non deve essere per forza il vostro idolo, ma immaginate una persona che conoscete tramite YouTube, che seguite, che vi piace, che conoscete anche per caso e lo stesso giorno vi fa una domanda del genere. Cioè, in quel momento stavo tipo, non lo so, era una presa bene clamorosa, ma ho pensato anche che potesse essere veramente una grandissima possibilità. Non so ancora bene descrivere cosa ho provato in quel preciso momento. Comunque, ovviamente, senza vi tengo troppo sulle spine, la mia risposta è stata sì. E qui comunque chiudo la parentesi, ne riparleremo più avanti perché andiamo in ordine con quello che è successo quest'estate. Quindi il 14 torno a Roma e cosa succede? Per la prima volta faccio un raduno con i miei fan e non ero solamente io, era un raduno organizzato da Rudy Zlatan, c'era io, Zlatan, i FIFA Raptors, Enigma, Pask, Justice, non mi ricordo più, Kun Paradise,
Insomma, tutte persone che saluto, saluto anche chiaramente chi c'era. Non eravamo tantissimi, però come si dice, pochi ma buoni. Ci siamo divertiti, abbiamo anche registrato qualcosina, non per il mio canale, ma comunque ho condiviso già tutto anche su Facebook. Quindi a caricare è stato Zlatan, è stato Pask, anche scusate, anche FIFA Raptors. Quindi insomma, abbiamo fatto qualcosina, ci siamo divertiti ed è stato bello perché ho potuto finalmente conoscervi dal vivo. Come ho detto, non eravate tanti, però ho potuto scambiare quattro chiacchiere con voi e mi fa sempre piacere. Comunque è stato il primo raduno, quindi lo ricorderò benissimo, penso. Tornando invece al discorso Baglio, i primi di luglio, io da lì a poco sarei dovuto ripartire, insomma l'abbiamo fatta con un po' di fretta, ma a inizio luglio c'è stato finalmente questo video di cui vi parlavo. Insomma, non vi spoilerò nulla. Al di là del fatto che già prima vi ho spoilerato l'argomento, tra virgolette, perché è la sua richiesta. Però comunque vi posso dire che questo video uscirà tra pochissimo sul suo canale. Tra pochissimo non vuol dire tra qualche minuto, ma vuol dire tra qualche giorno. Comunque sia, io vi invito anche a seguirlo se non siete iscritti al suo canale. Ragazzi, passateci. E io sono curioso di vedere anche molte reazioni del pubblico a quel video, perché lui mi ha spiegato un po' come lo farà. Quindi era sostanzialmente la prima volta che mi raccontavo, che raccontavo la mia storia davanti a una telecamera. Quindi è stato bello, ero anche emozionato, molto emozionato. Infatti Andrea lo sa, non riuscivo a parlare, cioè non riuscivo a cominciare. Poi una volta ho cominciato ho detto tante di quelle stronzate come al solito, però non riuscivo a cominciare all'inizio. Smaltita dunque l'emozione per il video, per aver conosciuto Andrea, con cui comunque sono rimasto anche in contatto, come vi ho detto prima, sono appunto ripartito dopo pochi giorni. Dal 9 al 15 luglio sono tornato in Sardegna. Questa volta sono tornato con mio cugino, per la prima volta lui è venuto in Sardegna, tra l'altro per la prima volta ha preso l'aereo, quindi è stata una curiosità. Lui in 14 anni di vita non era mai salito su un aereo. È stata anche un po' comica la scena iniziale, però sapete com'è tra me e lui, è sempre un po' disagiata la situazione. E quindi ci siamo divertiti e soprattutto rilassati. Forse è stata la settimana più di relax di tutta l'estate. Vai, 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 l'aereo! Cristo ci va veramente! Era da fa! Era da fa! Successivamente sono partito per l'Inghilterra. Come ogni anno, ragazzi, perché ormai questo era il terzo anno che partivo. E quindi potevo dire di essere anche un po' un veterano, nel senso che alla fine ero uno di quelli che partiva da più tempo con le F. E per queste vacanze studio. La novità però di quest'anno erano le 3 settimane, perché di solito io ho sempre fatto 2 settimane. Può sembrare in realtà una stupidaggine, perché tra 2 e 3 settimane, a dirlo a voce, non sembra tanta la differenza, ma in realtà vi posso assicurare che c'è. Mi sono comunque trovato molto bene, infatti ringrazio tutti quanti, quelli che mi hanno accompagnato, dallo staff a Giulia che avete visto nel video di Omegle, a tutti i miei compagni che ho salutato anche nel video dei 3.000 iscritti. A proposito, nel frattempo che ero lì non ho potuto caricare i video, avevo lasciato con un video che è andato molto bene sul mio canale, ovvero il video dei migliori 15 gol della carriera di quest'anno. Non è andata benissimo la carriera di quest'anno, quindi pensavo che il video non riscontrasse molto successo. Invece, forse un po' perché sono partito e quindi per 3 settimane avevate solamente quello sul canale, forse perché la carriera vi ha preso più di quanto pensassi io. Fatto sta che comunque sono arrivato a 2200 e passa visualizzazioni, quindi non ne parliamo dei mi piace, dei complimenti. Quindi io vi ringrazio davvero tanto, perché in quel momento ero partito, comunque mi avete fatto sentire a casa, perché ricevere quasi ogni giorno dei commenti, di complimenti e anche consigli, eccetera, ragazzi, siete veramente fantastici. Inoltre, quando sono tornato, ho raggiunto anche i 3.000 iscritti, perché nel frattempo appunto non caricavo video, ma gli iscritti aumentavano, questa cosa mi faceva piacere. Ci sono anche degli iscritti che chiaramente ho corrotto io conoscendoli in Inghilterra. Una volta tornato, praticamente 5-6 giorni dopo, sono arrivato alla modica cifra di 3.000 iscritti.
Può sembrare banale ringraziarvi nuovamente, ma io lo faccio perché comunque voi ci siete sempre alla fine. E ve lo dico adesso con 3.000 iscritti, ve lo dico oggi, avendo visto ieri il video di la live di Zlatan riguardante la sua carriera e il rapporto anche che sta creando lui con gli iscritti, il rapporto che creiamo un po' tutti, che cerchiamo sempre di avere tutti con le persone che ci seguono, perché voi prima di essere iscritti siete delle persone che ci seguono, persone che ci stimano e quindi noi non possiamo che ringraziarvi perché sia che c'hai 3.000 iscritti, sia che ce n'hai 1.000.000, senza le persone che ti seguono non sei assolutamente nessuno. Ma non vi parlo solamente di YouTuber, ragazzi, perché potrei farvi 1.000 esempi, anche i VIP più famosi, senza il pubblico non sei nessuno. Quindi ragazzi, io cerco e cercherò sempre di avere la maggiore umiltà nei vostri confronti, il maggior rispetto e soprattutto gratitudine in voi. E allo stesso tempo cercherò di farvi divertire e fare il coglione come sempre. Questa era la mia estate, l'estate 2015 di Federico Marconi. Vi ricordo comunque nei commenti di lasciarmi appunto l'hashtag Summer2015 e dirmi non tutto quello che avete fatto quest'estate, ragazzi, non ce la faccio a leggere tutto, sinceramente. No, vabbè, sto scherzando. Comunque, lasciatemi anche solamente una cosa che avete fatto quest'estate, un ricordo, un'esperienza, qualsiasi cosa. Lasciate un like se vi è piaciuto, se non siete già iscritti al canale. Bella!